Buongiorno a Paolo Rocchetti, vivissimo in redazione, alacremente al lavoro, pronto per il nostro collegamento delle 8.30. Buongiorno regia, Mirko Bonocore. 19.30, Bologna-Napoli 1-1. Vinciamo 2-1. Che bravi. Niente, è andata così. Caro Mirko Bonocore, caro Renzo Voi. Ecco, al mio fianco di nuovo tutti e due, ma che bello, Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio, buongiorno ragazzi. Buondì Valentina, Alessio. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie Mirko, buongiorno. Come state? Che bello, segnatevele le cose quando le dicono cose. Rocchetti e Nardo, segnatevele, perché poi c'hanno ragione spesso. Grazie. Prego. Beh, è vero, io almeno uno a botta lo prendo sempre, una giornata lo azzecco sempre di risultato esatto. Madonna. Stavolta è toccato a Bologna-Napoli. Madonna, Ale, hai capito? Come vai? Ah, che bello, solo che io non me li gioco mai, questo è il problema. E questa è una cosa che rimane un mistero. No, Rocchetti l'ultima volta se l'ha giocate le gare e infatti ha vinto anche una fracca di soldi. Penso si sia portato a casa almeno 220.000 euro. Rispetto al suo patrimonio è comunque nulla. Nulla, chiaramente. Però sono briciole, lui fa così per diletto, lo fa non perché ha bisogno di mettere dentro grana, alla diciamo. Faccia di chi dice che lui non prende mai nulla, Complimenti. Fine. Complimenti a Paolo Rocchetti. Dedicata a Paolo. Ma prenderà più con queste giocate che fa o con le stecche per le cessioni che fa la Roma? Con le stecche. Chiaramente lui beccherà dei soldi. No, chiaramente lui sta spingendo da un mese per la cessione di Paolo Lopez, evidentemente. E non solo. Roba di stecche, insomma. Ormai prende di mira alcuni giocatori e fa di tutto per cederli, Paolo Lopez. Lui prova anche rabbia nei confronti di Veretout, abbiamo visto in alcune occasioni. Lui è fatto così, Paolo già ste botte e deve coltivarle. Sì. Stranamente sia Paolo Lopez che Veretout sono due acquisti di Petrachi, ma questo ovviamente no, non c'entra nulla. Non ha un'attinenza, no, ci mancherebbe. Beh, poi si avvicina alla gara del cuore per lui, no? Per Paolino, questo Roma-Siviglia che lo metterà a dura prova. La vivrà molto male, sì. Molto male. Io però faccio una parentesi, Vale, sì. Caro Alessio che non può vederlo, ma potrà intuirlo, perché qua ho un regalino della mia nipotina Valeria, che è un fiorellino, vedi quanto è carino? Carino fatto di. Insomma, L'ha fatto lei? Cavoli! Madonna, è bellissimo. Esatto, sì. È un fiorellino di una dolcezza eclatante. Ma guarda, cerca di non romperlo, per favore. No, infatti lo tengo qua vicino. Molto molto carino, quindi ringrazio Vale che mi ha fatto questo regalo artistico. Da ragazzi, su questo sono d'accordo con te. Non sapevo fare neanche. Che non so, una robetta di pongo, non ero capace a far nulla. Invece, vedi, lei si diletta così. Meno male. Se vuoi dice anche adesso, non è che proprio. Vabbè, adesso non ero capace. Ma è conclamata la cosa. Guarda, la fiducia. Come? La fiducia. Ai. Sempre peggio qua. Silvio sempre si sta peggio, lentamente ragazzi. Lasciando andare qua. Situazione sempre più complicata. Ormai ieri, peraltro, limite. L'ho sentito anche su Twitter questo blobbino. Sta andando moltissimo, fiducia. Caro Mirko. La fiducia. Ormai. Giustamente, è un blobino affascinante, devo dire. Si sta tamarizzando. Eccoci. Eccoci qua. E quindi? Bello, Scusate, per chi ha invaso la mia privacy? Nessuno. Perché io a quest'ora devo fare il cagone. Ma chi l'ha chiamata? Se entrate nelle mie stanze private, sentite questi versi. Guardi, semplicemente abbiamo messo un blobbino di Silvio Berlusconi. Ci sono dei cimici qua. Lei l'ha scambiato per una chiamata, ma non lo è. Niente. Che frio. Tutta la mattina così. Ah, c'è un problema, no? Che c'è la finestra aperta. Ho lasciato la finestra aperta nel bagno. Vabbè, non è che è gennaio comunque. E c'è quando c'è uno però fa va a fare il cagone con quella finestra aperta. È peggio perché entra l'aria fredda. È peggio. E dopo diventa il cagareione. Vabbè, ma lei si premunisca, mi scusi. Faccio qualcosa per evitare questo strazio. Perché c'è faccio. Come? Quando c'hai il cagareione. Sì. E stai dei momenti di relax. Poi all'improvviso arriva la fitta. Vabbè, senta. Ma quanto è bello l'inno uruguagio. Beh, bello, poi con questi versi in sottofondo viene estremamente valorizzato dalla nostra trasmissione. Esatto. Veramente è la fiducia. Siamo passati dalla fiducia al cagaglion, come l'hai detto. Fiducia. Basta, Silvio. No, più che altro, prima di entrare nel vivo, a proposito di voci. Ma non entriamoci, ma che ce frega? Ma come che ce frega? Scusate, abbiamo un messaggio che sono stati degli strani avvistamenti. Scusate un attimo.
Buongiorno ragazzi, buongiorno soprattutto a Valentina. Stamattina per la prima volta l'ho vista, ero Sanuale attaccato sul bus al semaforo del Ponte Vibio davanti al chioschetto. Avrei voluto suonare per salutarla, però ho detto l'avrei voluta suonare. L'avrei voluta suonare. Che sei una bella donna. Ecco, bella ragazza. Ale, l'avrei voluta suonare, non suona benissimo, però ti vogliamo bene lo stesso. Poi ci si aggiunge anche una bella donna. Ma potevi fermarti un attimo, ti offriamo un caffè, là siamo una piccola famiglia. Ma quando passi la mattina. Ma guida un autobus, fa il mestiere più rischioso del mondo. Ho capito, cioè, stai fermi un attimo. Guidare un mezzo ATA che è uguale a. C'è ragione. È la storia di un film di The Rock. C'è ragione, non si può fare. Nel Turbino si può fermare l'autobus. Hai ragione. Ale, come ti fossi fermato? Grazie e complimenti. Comunque un abbraccio a te, buona giornata. Un abbraccio, speriamo che una delle tue vetture non vada a fuoco. Visto che ormai è abitudine che ogni estate almeno quattro vetture a settimana. Adesso vedi, stai causando un incidente perché lui ha mollato il volante per toccarsi. Esatto, per fare degli scongiuri. Stai causando un incidente, crediamo di no, onestamente. Ale, scongiura con una mano sola, per favore. Tragedia in questo momento a Roma. Ah, abbiamo un upgrade. No, la prossima volta mi fermo, dico che è rotto. Tanto c'è. Del caffè. Tanto non si stupisce nessuno. Io volevo suonare, voi subito a pensare male. Ho capito. La volevo suonare. È uscita la volevo un po' tutta appiccicata. Insomma, però va bene. Comunque la frase dico che è rotto è credibilissima. Cioè, è ragazzi, l'attacco. Mi fermo perché c'ho il mezzo ATAC rotto. Ah, vabbè, via con noi, fate tu caffè. Ormai ciao. È la quotidianità. Lo offriamo anche agli avventori dell'auto. Salutiamo gli amici dell'ATAC, forse una delle aziende più efficienti d'Europa. Quindi, insomma. Sicuramente i lavoratori, guarda, sono stoici su questo, si può dire. Perché insomma, tra mancati pagamenti di anni e anni. Anni hanno vissuto dei periodi, adesso spero vada meglio, non lo so, non ci dice niente, Ale, sono cavoli vostri, però stati anni allucinanti. I mezzi che portano in giro, il rischio di andare a fuoco ogni 10 minuti, il rischio di spaccarsi la schiena, spesso troglodita che sale sugli autobus senza ammortizzatori. Poi quindi c'è veramente tanti abbracci. Che cos'è? Associazione Teologica Amici Cristo. Proprio loro. Ricordiamoci che guidare per Roma è uno stress incredibile per chi guida i mezzi, anche per la schiena, visto che ci sono più buche che anime. E quindi soltanto recentemente in alcuni mezzi sono stati introdotti gli ammortizzatori per i sedili. Quindi questo per farvi capire come sta messa l'ATAC fondamentalmente. Un'azienda ferma al 64 fondamentalmente, però siamo fiduciosi, c'è fiducia nei confronti nei confronti dell'ATAC e degli autisti ATAC che insomma se vogliono caricare. No, vogliono fermarsi a prendere il caffè. Carica, adesso, voglio caricare adesso. Buongiorno. ma che diamine, io veramente. No, volevo far intervenire il mister Ranieri. Che ormai, ragazzi. Ammazza come va, oh. Dovrebbe essere contento oggi. Beh, effettivamente abbiamo ottenuto la seconda vittoria consecutiva. Sì. La quarta nelle ultime 5 partite. Sì. Beh, i ragazzi stanno facendo bene. Tutto questo nonostante Gabbiadini, nonostante la presenza di questo inquietante individuo. Vabbè, un giocatore di calcio. Con Ranieri. Questa faccia che pare uno che. Che cosa? Appena uscito dalla bara. No. Beh, chiediamo scusa. Un disastro terribile, mi sento molto Liverani in questo momento. Gabbiadini è il mio petriccione, ufficialmente lo posso dire, però un ragazzo molto determinato. Meno male, almeno questo. Per cui ha fatto gol anche ieri. Bravo lui. Sì, sì. Bravi loro. Bravi noi. Bravi loro. Bravi tutti. Bravi voi. Bravi essi. Vabbè, ma che modo sono? Beh, ha detto petriccione, qua la gente compare Fabio. Beh, è partito. Scusate. Prego. Scusate. Prego. La scanezza, va bene. Io stamattina ho preso una decisione, diciamo, ufficiale, in veste ufficiale, diciamo che. Ce la comunichi? Io rimetto il mio mandato. Ma come? Quale mandato? Rimetto proprio nel senso che ho rimesso stamattina. No, che schifo. Ho ripensato alla partita. Se si può definire una partita, quella di ieri è stata più che altro un massacro. Lo so, il suo Lecce non ha fatto di meglio. Io di queste ultime 5 partite non mi presenterò in panchina perché sarò presente alla sagra dell'Ardo de Colonnata. Ah, ecco perché non c'è, non io per non protesta. Mi presenterò. Al mio posto ci sarà il mio Fabio, vice. Perdonami, ma Gigi Ercaccolaro che sarà presente in panchina al mio posto, quindi diciamo che ci sarà lui a gestire questa squadra, questo accrocco inutile di individui che non riescono a fare due passaggi di fila. Sì, Fabio, comunque le sagre non si possono ancora fare, perché le va le sagre? Le aprono solo per lei, scusi. Ma in Salento ci sono un sacco di sagre straordinarie. Sì, ma adesso non si possono fare le sagre, siamo col distanziamento, c'è il COVID.
Covid ancora. Noi le famo lo stesso perché io ho bisogno di sfogarmi, le fanno appositamente, certo, per me, sono sacre appositamente per sono sacre monouso. Violiamo sacre gli assembramenti. Io ho bisogno di sfogarmi. Peggio di cervenza. Devo sfogarmi dell'ardo de colonnata. Molto peggio. Devo spranarmi qualsiasi cosa che incontro sulla mia strada. Vabbè, ma Liverani, lei conserva un po' di speranze in questo finale di stagione, sì o no? Sì, ma su cosa? Ma la speranza è sempre l'ultima a morire. In questo caso ci penserà, come detto, il mio vice, nonostante questa, ricordiamo, situazione. Ricordiamo Gigi Ercacolaro. Gigi Ercacolaro, ovviamente io sto guardando i voti su tutto sport, sì, della partita di ieri. Dica. Rispoli 4,5, Lucioni 5, Pass, ma chi è Pass? Io non ho capito chi è questo qua. Maier 5, Pedriccione 5,5, migliore in campo per dire. Sì. Barak 5, Mancosu 5, Babacar 5. Questa è il materiale umano che mi hanno messo a disposizione, onde per cui, per quanto fin tanto or dunque, ma che chiuda di più, diciamo che io ho grande fiducia in questi ragazzi, ho grande fiducia che possano quantomeno conservare il terzo posto. Lei ha grande grande? Io ho grandissima fiducia. Ah, fiducia. La fiducia. Ah, ecco, grazie. La fiducia. No, c'è, allora, adesso c'è. Allora, no, adesso parlo io perché c'è. Prego. Allora, c'è ieri, a un certo punto c'è fischiano rigore, io dico arbitro, scusa arbitro, c'è, vai a rivedere episodi, c'è. Certo. E quello cosa fa? Mi dà cartellino giallo, vabbè, cartellino rosso, c'è. Allora, dai, Juric, guardi, noi abbiamo un file inedito che adesso mandiamo con buon cuore, in cui scopriamo quello che lei ha realmente detto. Sentiamo, prego, Juric. No, vabbè. Speravo che il vero Juric improvvisasse. No, e non ha colto. Oppure è svenuto. No, come è svenuto? Non lo so, non sente più, cioè, niente. Questi prendono anche culo. Ci ho perso partita. Cioè, ho perso 2-1. C'è squadra. C'è, sta andando in malora. Ci ho fatto male pure con Bula. Questi prendono anche culo. Non è una costruzione di una frase degna di una diretta. Mi perdoni. Vabbè, nel senso, ma in giro. In questo momento c'è suo allenatore. Perso partita 2-1. C'è, mi rodo un po'. Capito? Ah, vabbè. Male, cioè, mi hanno anche espulso, ho fatto male con Bulla. Ma perché l'hanno espulsa? Scusi. Ma ci ho detto, stavo protestando con altri. Ma chi gli ha detto ogni all'arbitro? Volta c'è questo razzismo in confronti di gente di Balcani. Ma allora, non è vero. Continuo, ma dopo basta. Tutti i 30 anni ancora razzismo, ci è continuato così. Bravi. Questo è autorazzismo, non, nessuno è razzista. Cioè, ma fa tutto da solo. Lei lo dica, ha mandato a quel paese l'intera famiglia dell'arbitro, cioè, è stato espulso. Ho detto solo, esatto, arbitro che aveva rotto caso. Cioè, e lei pretende di restare in campo. Cioè, protestare normale, c'ho allenatore, c'ho pure bisogno di protestare un attimo. Che ma che si è trasformato? Che stava a diventare cosa là? Quello che sta sempre in albergo. Oh mio Dio, in albergo? In albergo. Sì, ah, Pulvirenti. Pulvirenti, grazie. Quello che sta sempre in albergo. Sì, sempre sta in albergo, anche se sta alberghi, vero? Ma che devo fare? Vedo questi colleghi che sono abbastanza stressati. Vabbè, lei vince, che gli frega, scusi. Io ho vinto, loro hanno perso. Sì. Bravo io, meno bravi loro. Sì. Il calcio è questo, per cui oggi è gradasso Ranieri, oggi fa il gradasso. Ho preso la squadra che era ultima in classifica, allenata da Eusebio proprio, Di Francesco, un collega che stimo. Però adesso non è più ultima in classifica, adesso siamo salvi. Ride, minimo di rispetto per quegli altri. Io non lo so, scusi Ranieri, ma dove è finita l'eleganza e la classe che l'hanno sempre contraddistinta? Il gran signore del calcio, quello che dice. Vabbè, no? Lei dovrebbe parlare proprio, Liverani, scusi. Cioè, vi è qua a parlare di Gigi Buiaccaro e De Sagre. Mi hanno svelato ieri, durante le partite, di un siparietto che è avvenuto realmente tra Liverani e Iachini. E a un certo punto Iachini si lamentava con l'arbitro per le botte che prendeva Ribéry. Insomma, Iachini era abbastanza arrabbiato perché ricordava il fatto dell'andata, quando Taxidis, ricordiamo, distrusse una caviglia al povero Ribéry. Sì, ce lo ricordiamo. 4-5 mesi. Liverani, è rimasta un attimo sul gruppo. E Liverani, questo mi hanno detto, però non so se è vero, si sarebbe rivolto a Iachini dicendogli: ma te all'andata manco c'eri, ma che vuoi? Ma questa è che è cronaca. Liverani. Questa sarebbe la cronaca. No, dai, non te va. Se neanche fossimo ai campetti di terra. No, infatti, oh, di rustico, però. Okay, ragazzi, duello strepitoso Iachini Liverani, proprio, uomini ruspanti. Beh, due grandi caratteri. Cioè, non sembra a me una Ribéry, cioè, non ne posso più, una cosa terrificante. Ma no, ma non parla così. Ma chi è Ribéry questo? No, Beppe Iachini. Sono Ribéry, sto passando la mortazza, lascio signor. Ecco, sì, beh, lui c'ha veramente la faccia del pizzicarolo, ma questo ragazzi, va detto. Pizzicarolo sotto casa mia, se voi venite. È Beppe Iachini proprio. È Beppe Iachini.
lui con i cappelli poi. Se voi venite a Viale Pinturicchio dove abito io, c'è il pizzicarolo sotto casa, ragazzi, è Beppe Iachino. Infatti si chiama Da Beppe il tuo pizzicarolo, no? Proprio così, Da Beppe. Lui che stacca subito dal Franchi per correre giù e lavorare. Alla fine è un allenatore onestissimo. Ma sì, certo. Sta portando a casa la pagnotta. Che da quando è arrivato non stanno facendo altro che parlare del suo successore. Sì. Immagino la vivrà benissimo Iachino. Beh, questo accade spesso a tanti allenatori. Spesso a Iachini. Uno su tutti, anche il povero Stefano Pioli, che ragazzi, 8 risultati utili consecutivi, sì, tra campionato, sì, e coppe, e si parla solo di Ragnic al Milan. Sì. Ma infatti c'è avessi detto Guardiola, poi, con tutto rispetto, perché è da bravissimo manager. Ragnic. Ricordo ha accolto con l'hashtag Pioli out il povero Pioli. Beh, diciamo che non è uno sempre molto stimato, però alla fine è un professionista. È uno che alla fine, dai, la pagnotta a casa, la porta. La porta. Poi non so se riuscirà a portare il Milan in Europa, dovrebbe farcela. Vista beh, la classifica. Ieri intanto il pareggio del Napoli tiene a debita distanza entrambe, poi alla fine, no? Sia il Milan che comunque va a vincere. No, ma, sì, non ma... parlate del Napoli. No, per carità, era per dire. Vabbè, entrambe. Il Napoli a 4 punti di distacco, sì, dalla Roma. E questa è la certificazione del lavoro di Pallotta, Baldissoni e compagnia cantante. È un lavoro da applaudire. Noi, punto e basta. Noi avremmo dovuto smettere di fare questa imitazione, ma ce ne stiamo evidentemente fregando di questo monito che abbiamo ricevuto. Noi aspettiamo la diffida. Fatto, è un monito che abbiamo ricevuto da un avvocato, per dire. Allora, però sì, noi comunque io andiamo avanti. Io non mi ritengo colpevole. No, sei l'unico a farla. Fai tu. No, assolutamente non sono l'unico. C'è cioè anche Federico che ci brava, colla Iapura pure a Nisi. Io collo a Nisi perché no, è un blob quello di Nisi, scusa. Sì, però Mirko ce lo manda in continuazione. Ma è colpa di Mirko. Io mi fomento. Sarà colpa di ma Mirko. Ma come date le colpe a questo mondo? Scusate. Colpa di Nisi che manda le note audio e di Mirko che manda i blob in continuazione. Come ecco. No? Come no, Nisi? No, niente, ragazzi, cioè io. Comunque vorrei dire dall'alto che non è colpa mia. Ti prendi in giro un uomo che è un galantuomo, un uomo di questo livello, un avvocato, un uomo che ti ha aiutato levandoti da certi casini. No, comunque no, va bene. Vabbè. Beh, no, ragazzi, cosa stavamo dicendo, però scusate. Io voglio ringraziare Juric comunque. Di cosa? Nel senso che secondo me la vittoria da lui, della Roma ieri c'ha tutta lui sulla coscienza. Per carità, sai, in questa fase molto particolare della stagione certe sostituzioni evidentemente sono anche programmate perché certi giocatori non hanno i 90 minuti nelle gambe. Ma quando ha tolto Zaccagni e messo quella larva di Essien, vabbè, Verona, vabbè, ma che modo è? È una larva. Che commento è questo? Calcisticamente siamo parlando, professionisti. No, calcisticamente parlando. Tra l'altro è stato anche un bel giocatore in passato, ha giocato nel Nizza, ha fatto anche delle belle stagioni in Francia, adesso è una larva Essien. Vabbè, due volte ha tolto il migliore assieme ad Amrabat che era Zaccagni. Il Verona si è spento completamente da quel momento e la Roma è riuscita a gestire meglio il vantaggio, anzi ha avuto due occasioni clamorose con Dzeko. Che Dzeko, no? Anche qui io vorrei aprire una polemica perché subito? Noi tutti siamo, vabbè, poi andiamo in pausa, però intanto fammela aprire la polemica. Prego, prego. Noi siamo tutti calcisticamente innamorati delle qualità di Dzeko, che resta un grandissimo attaccante, uno dei più forti della storia della Roma, però non mi puoi far l'incazzato quando segni, che addirittura quasi rifiuti l'abbraccio di un compagno perché sei un po' scazzato perché non ti arrivano palle giocabili. Poi nel secondo tempo ne hai due clamorose di palle giocabili davanti alla porta, due rifornimenti abbastanza importanti da Bruno Perez e da Spinazzola e la spari in curva e non riesci neanche a inquadrare la porta. Caro Edin, su, un po' più di freddezza perché ieri la si poteva chiudere la partita. Direi decisamente di sì. Sono d'accordissimo con questa polemica a cui aggiungerò la mia personalmente, ma dopo il break. Bene. Che dramma ragazzi, mamma mia, guarda che quanto disagio. Questo brano non ha più credibilità. C'è questo impostore che si spaccia per il sottoscritto. Scusate. Vabbè, era un omaggio, Liberani. Scusate, scusi, se io mi intrometto in questa trasmissione che ovviamente lei si scusa per l'intromissione. Io mi sto scusando, purtroppo c'è un'ultima ora di una bruttezza totale. Ci dica. Nel senso che il mio vice Gigi Ercacolaro si rifiuta categoricamente di prendere le redini della squadra. Gigi Ercacolaro. Ma perché? Vabbè. Perché non sa, sente, dice prete. Perché fa altro nella vita probabilmente. A questo punto subentra il mio terzo che guiderà la squadra fino alla fine di questo straziante campionato, Ninni Erbrecchia. Ninni Erbrecchia sarà lui a guidare la squadra, il suo assistente Ottavio Erlurido.
collaboratore Mario Pallesecche, grande, grande Mario Pallesecche, sì, grande, uno che soprannome supponiamo, a 3-7 è fortissimo, una cosa straordinaria, medico sociale Pepper Cotica, assistente del medico, la grande gialla detta la Fagianella, è uno staff straordinario, uno staff tecnico di primo ordine. Scusi, ma perché Ninni è chiamato Erbrecchia? Beh, Ninni Erbrecchia si sa per queste sue cose, per queste sue abitudini, che adesso non siamo qui adesso così, ecco, lasciamo, la Brecchia è un'abitudine, lasciamo stare questa. Sono convinto che questi ragazzi sapranno riuscire a sapranno dunque fertanto riusciranno vi è più a portare a termine questo campionato. Vabbè, sento molto questo campionato, quando è iniziato? È iniziato 4 anni fa questo campionato. Agosto, è iniziato 4 anni fa, io ero ancora magro. Insomma, ma non è vero, è una cosa, è non una è via crucis. È tanto tempo che non è più magro, sono 2 anni che ormai è oversize lei. Fatelo finire. State Stop. Buoni, Leverani, Leverani. Leverani, Feduccia. Perché vuol dire levate dalle scatole. Leverani. Levete, no, perché qua veramente comincia a diventare Leverani. Complica, un macello. Fateci salutare, anzi salutiamo tutti insieme Paolo Lupi, che ci ascolta. Che gli dà un saluto, glielo facciamo volentieri. Paolo! E Giampaolo Superchi, che è con noi, anche lui in porto. Ma è parente? Daniele, ma sì, assolutamente, Giampaolo Superchi. Che bello. Sì, è parente? Sì, ci ascolta sempre. Sì. Nipote? Come te lo devo dire? Allora, insomma, ci ascoltava sempre e ci ascolta ancora sempre. Vabbè, non è che mo sono l'albero genealogico. Giampaolo, dici qualcosa di più. Che nipote? È amico di Daniele, lo Monaco, ci ha sempre seguito, ma ci segue a prescindere da Dani, e quindi questo ci fa molto piacere. Beh, Riccardo, ricorderai Superchi. Beh, no? Franco Superchi. L'ex portiere. Grande. Della Roma. Francone Superchi. Yes. Sì. Ecco, Giampaolo, ascoltatore educato e silente, ci ascolta però sempre, quindi mandiamo un abbraccio gigante. In tutto questo perché stavo evadendo ancora gli auguri del compleanno dei 14 giorni fa, perché erano tantissimi, sto cercando di rispondere a tutti, vi chiedo scusa se arrivano in ritardo le risposte, ma insomma piano piano ci si prova. Belli, belli che siete. Altro, il prossimo 1° settembre farà 76 anni il grande Francone Superchi, eh? Che Francone, del ragazzi, vice Tancredi dell'anno dello scudetto. Beh, classe 44, mica male. Dobbiamo riacciuffarlo. Ha vinto anche, questo non lo sapevo, lo scudetto a Firenze lui. È vero, ha giocato anche nella Fiorentina. Sì, anche sì, 11 anni prima di arrivare poi nella capitale. Sì, l'ha vinto nel 68-69. Penso l'unica persona al mondo a poter vantare uno scudetto sia a Firenze che a Roma. Soprattutto uno scudetto vinto nel 69 e un altro nell'83. Sì, è vero, esatto. Perché ha avuto una carriera lunghissima lui. Come, è iniziata come nel portieri. 63, pensata la Tevere Roma, sto leggendo adesso, e finita al Civitavecchia nell'85, passando per Fiorentina, Verona, certo, Roma e per l'appunto. Pensate, un altro giocatore ha provato a vincere lo scudetto sia a Roma che a Firenze. Beh, ma non c'è riuscito. Battistuta, capito? Tevere Roma, che negli anni 70 era arrivato da Giacomino Losi. Chi? Tevere Roma, che negli anni 70 era non sapevo, da, non come sapevo. Chi? Cioè, Giacomino Losi, chi? Mo lo cazzo, non ho capito quale squadra fosse allenata. L'ho pure intervistato, ricordiamo. Sì, come la Fediuccio. La Fediuccio. Grazie Silvio, grazie. Grazie Silvio. Ma basta, per favore. Ma io sono in attesa della polemica di Cotumaccio, perché allora ieri Fonseca se la prende un po' con Zaniolo nel post partita. Io me la prendo con Dzeko. Beh, Cotumaccio, io ormai sono un po' prevedibile. Con chi se la prende? Sono un po' io prevedibile. Scommetto che te la prendi col 7. Io me la prendo con Lorenzo Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, signori. Ragazzi, io poi rischio di essere noioso, ma io non ce la faccio più a vedere un ragazzo che ci ha mostrato cose molto belle, grandi qualità, purtroppo non con grande continuità. Vedere in campo Pellegrini come ieri a me fa male. Mi fa male il cuore. Il primo tempo è stato qualcosa di incredibile, perché ha sbagliato qualsiasi scelta. E secondo me, Alessio, mi ricollego alla tua di polemicuccia. Mm-hmm. Per me Dzeko, in quella reazione un po' così, un po' irritata, un po' scomposta, molto ce l'aveva con Lorenzo Pellegrini, perché ha veramente sbagliato tutto. Sì, ha fatto anche un paio di, nel corso del primo tempo, un paio di gesti non proprio carini nei confronti di Pellegrini, quindi già si vedeva il nervosismo di Dzeko. Sì, era palpabile. Però sì, io condivido in parte questa polemica, perché ragazzi, deve far di più questo ragazzo, lo sa lui in primis. Però è anche vero che un compagno, soprattutto un compagno esperto come Dzeko, che dovrebbe essere davvero è il capitano della squadra, ma al di là dell'essere capitano o meno, dovrebbe evitare, è l'uomo più esperto e per certi versi anche uno dei più carismatici nel gruppo. Nei momenti di difficoltà di un compagno bisogna aiutarlo il compagno, sono d'accordissimo, non trattarlo male.
Poi ripeto, se poi hai quelle reazioni, addirittura non esulti a un gol e ti arrabbi con i compagni perché non ti hanno servito bene durante il primo tempo, poi nel secondo tempo quando ti mettono i compagni nelle condizioni due volte di calciare dall'interno dell'area di rigore, e poi lì non puoi sbagliare. Però tu poi lì quantomeno devi prendere la porta, poi puoi trovare il miracolo dei Silvestri e puoi essere sfortunato, ma la porta la devi prendere. Giacomo non prende la porta in due occasioni nel secondo tempo, è una roba allucinante, perché c'ha veramente due rigori in movimento. Tu stai riproponendo la tua polemica, Alessio, ma io non ho minimamente negato questo, anzi io però sono andava oltre e polemizzava anche su altro. No, però tu diciamo che hai detto che per polemizzare contro Pellegrini hai utilizzato anche la reazione negativa che ha avuto Giacomo nei suoi confronti. Non l'ho giustificata, te l'ho citata. Secondo me quella reazione è collegata anche al primo tempo che purtroppo ha fatto Pellegrini. Secondo me è molto legato. Questo non giustifica. A me Dzeko non piace quando fa così, anche perché io ricordo gare in cui Dzeko ha fatto il Pellegrini di ieri e con il servizio non si è sentito. Assolutamente. E dubito che qualcuno si sia mai permesso di comportarsi così nei suoi confronti. Quindi sono d'accordissimo con te nel tra virgolette condannare questo atteggiamento. Adesso non voglio mettere in cattivo luce Dzeko, perché ripeto, magari è stata una serata anche storta. Però evidente, io preferisco sempre un capitano come qualcuno che c'era circa 20 anni fa, che un famoso Roma Perugia come con Antonioli, che aveva appena fatto una papera, che subiva i fischi della curva. Ricordo che Francesco Totti andò sotto la curva a dire: che state a fare, siamo primi, cosa fischiate? Cioè, perché quando c'è un giocatore in difficoltà, e può capitare, perché non tutti hanno il carattere di un Gattuso, ci sono ragazzi che magari sono più sensibili e che vanno in difficoltà, che hanno dei limiti da questo punto di vista, che è un limite questo, però giocatori così dal proprio capitano vanno aiutati. E secondo me ieri Dzeko poteva evitare qualche reazione stizzita, come spesso ce le ha quando insomma le cose non vanno bene. Diciamo che deve un po' migliorare da questo punto di vista, se vuole essere capitano, perché lui grande attaccante lo è stato e lo sarà. Se vuole essere anche un grande capitano, queste cose secondo me deve un attimino evitarle. Io ne approfitto più in generale per lanciare il post e sentire anche la vostra. Vi chiediamo, dopo la terza vittoria consecutiva, se siete soddisfatti di questa reazione romanista in assoluto. Che ne pensate voi? Perché la Roma sì, va a vincerne tre di fila, però specie dopo ieri, mi permetto, qualche perplessità resta, non tanto sui singoli. Le perplessità ci stanno tutte, ragazzi, poco da fare. Il periodo non è facile per niente, quindi in questo momento bisogna cercare di arrivare alla fine del campionato nella maniera meno peggiore possibile, o migliore, se ci sarà anche una via migliore, non lo so. Per ora già è stata abbastanza tutto un buco quest'anno, ma vedere di botto armonia, fluidità di movimenti eccetera, io non me l'aspetto certo da qui ad agosto. Spero che si possa finire nella maniera migliore possibile per ricominciare con minimo serenità l'anno prossimo, magari con le idee più chiare, anche con degli aggiustamenti che in maniera evidente servono a questa rosa, non solo a livello tecnico ma anche caratteriale, aggiungo, perché è un gruppo di psicopatici al momento, sinceramente, che stanno mezzi in vacanza, che mezzi hanno scordato quello che devono fare, che mezzo forse non lo sapevano neanche, quindi in caso cambiamoli, non lo so, ma le riflessioni da fare dal vertice in giù sono veramente tante in questa società, così insieme. E mica l'abbiamo portato un baguette, questo sarebbe da rispiegare a tutti quanti. Buongiorno ragazzi, buongiorno Vale. Sì, è vero, papà compie 76 anni il primo settembre, ma sta in formissima. Ecco. Ma il figlio, grande! Che spettacolo! Gian Paolone, che spettacolo! Buongiorno. Salutaci tanto anche papà, tra l'altro. Io conoscevo le gemelle, che non so ora se so figlie tue, figlie di qualche fratello. Io l'albero genealogico me lo sono perso. L'avevamo all'ASL tanto tempo fa insieme, siamo conosciuti a un corso nel 2010, poi le ho perse di vista. Però insomma quella. A questo punto, scusami, Vale, mi permetto, ma una mattina ospitiamo in diretta la sua voce per una bella intervista su TRT. Giampaolo vuole molto volentieri, lui è una persona molto riservata, quello mi diceva anche io Dani, voglio, non c'è problema, facciamo però, intervenire. No, ma non lei, non sono Giampaolo, allora, io scusate, un errore di Giampaolo. Molto più sereno e meno amaro, per fortuna. Volevo fare i complimenti, ne approfitto per subentrare in questa discussione. Sì. Voglio fare i complimenti a un mio collega. A chi? Un collega stimabilissimo. Un collega straordinario che da quando è subentrato ha collezionato solo sconfitte. Ma chi è? Gigi Di Biagio. Non avevamo dubbi, guardi. E poi a ruota voglio fare grandi complimenti a Diego Lopez, che lui sta per collezionare l'ennesima retrocessione. Siamo arrivati in doppia cifra con le retrocessioni. A questo punto manca soltanto Longo. Longo penso che ci salverà, non riuscirà a centrare l'obiettivo della retrocessione. Ma non è un obiettivo la retrocessione. Ci stanno giocando
l'ultimo posto, la lotta capito. Più interessante di questo campionato, l'ultimo posto a chi arriverà, a chi spetterà, a Brescia o Spalle, c'è lo scontro diretto nel prossimo turno. Che bello, una eh? Partita clou per il calcio europeo. Io penso che ci andranno entrambi, insomma, cioè, sinceramente c'è poco di clou. Senta, qua. Ma Giampaolo, ma un pensiero su Sarri? Sarri allena la Juventus, una squadra straordinaria, una squadra composta da grandi campioni, ed è riuscito a collezionare 3 partite consecutive senza una vittoria. Addirittura in 2 occasioni si è trovato in vantaggio per 2-0 e non ha vinto la partita. Ce ne vuole, eh? Vabbè, tutta la mitraglia adesso, scusi. Ma che sta a fare? Un grandissimo collega sta cercando di perdere questo scudetto in tutti i modi. Molto bene. Ma credo che purtroppo alla fine riuscirà a vincerlo. È bellissimo. Mi dispiace per Maurizio. È dispiaciuto. Vabbè, quando uno vede il mondo al contrario è tutto bellissimo. Ma zitti, zitti. De Zerbi, De Zerbi, De Zerbi. A parte bravissimo De Zerbi. Grande De Zerbi. Grande De Zerbi. Io ero rosicato forte. No, comunque se l'Inter vince stasera va a meno 6. Tra l'altro noi parliamo di Atalanta e Lazio, ma effettivamente stamattina la Gazzetta titola effettivamente anche questo: se vince Conte può essere a meno 6. E torniamo su un discorso che abbiamo già affrontato, ma quanti rimpianti devono avere le due dietro? Secondo me l'Atalanta no, perché l'Atalanta sta facendo di tutto per mettere in difficoltà la Juventus, ma Lazio e Inter, ragazzi, Lazio se avesse vinto, ma almeno 2 delle gare che ha perso, guarda, non ti dico neanche tutte e 3, ma veramente un paio sarebbe a, se avesse vinto contro 74 punti, a meno 3 contro Lecce e Sassuolo, avrebbe 6 punti in più, esatto, con scontro diretto, esatto, ora sarebbe a 75, a meno 2 della Juventus, con Juventus Lazio alle porte. L'Inter stessa, che 2 giornate fa perde con il Bologna, sarebbe stata a 71 punti con quella vittoria e potenzialmente a meno 4, quindi tutto molto anomalo è quello che sta avvenendo, perché la Juventus, che ripeto, si trova 2 volte a Milano ieri in vantaggio 2-0 e butta tutto alle ortiche, è qualcosa che non, assurdo, sì. Non siamo abituati a vedere. Ieri ti ho pensato molto quando Immobile si erano solo 50 euro dalla tasca e si è buttato a Pepiali al volo, perché si stava a perdere senza nessun tipo la peggiore Juventus degli ultimi, se si può dire che forse la peggiore Juventus dei tempi pre-Conte, non lo so, però la vedi è brutta, poi dopodiché vince, quindi che gli vuoi dire, o comunque è quella che sta concedendo di più, sicuramente. Sì, sicuramente la squadra più vulnerabile anche dal punto di vista difensivo. Sì, sì. E secondo me, ripeto, poi ieri c'era Chiellini, ma insomma ancora non è al 100%. La mancanza quest'anno di un giocatore così importante si è fatta sentire. 35 gol subiti quest'anno. La Juventus quest'anno subisce gol, ne ha presi 4 a Milano, ne ha presi 2 con l'Atalanta, ne ha presi 3 ieri. Una in cosa 3 che partite non ha preso 9 gol praticamente. Non è da Juve prendere che ci ha mai perso di media 3 gol a partita, non è assolutamente da Juventus. E devono ringraziare la mano dei Muriel, ragazzi, altrimenti staremmo parlando finale di stagione leggermente diverso. Ma guarda che 5 partite non sono poche. Adesso vediamo questo Juventus Lazio, onestamente mi sembra comunque indirizzata fuori della Juve, perché la Lazio è veramente in condizioni penose in questo momento. Assurdo. Però se la Lazio dovesse anche riuscire soltanto a strappare un pareggio, poi bisogna vedere quello che fanno le altre. Sì. Atalanta, infatti c'è una partita bellissima sto weekend, Verona-Atalanta. E io me la guarderò col veleno, perché diciamo che il Verona sarebbe campiato il giusto per far renderla bella. L'Atalanta va a Verona, la Juve affronta la Lazio e poi c'è Roma-Inter. Però l'Inter deve fare il suo dovere contro la spalla stasera. Che sono quelle partite che sembrano scontate, poi l'Inter magari l'Inter passa di quest'anno, butta via i punti così. Però sicuramente è un campionato ancora vivo. Adesso sono 7 punti di vantaggio la Juventus sulla seconda, ma potrebbero diventare 6 stasera. Quindi con 5 gare da giocare, con la pressione che si fa sentire, è tutto in discussione. Mentre diciamo che per quanto ci riguarda, questi ultimi risultati ci fanno stare un po' più tranquilli, perché sicuramente sì. Adesso abbiamo 4 punti di vantaggio su Napoli e Milan, ben 10 punti di vantaggio sull'ottava posizione, che è quella che proprio ci estrometterebbe dall'Europa, del Sassuolo. Quindi mi sembra che la posizione in Europa League della Roma per la prossima stagione sia garantita. Per fortuna la squadra si è ripresa. Dopo Roma Udinese eravamo tutti molto preoccupati, anche dopo Napoli Roma, onestamente, continuavo a essere preoccupato. C'è stata questa reazione di carattere, queste 3 partite vinte con questo nuovo modulo, è una Roma sicuramente viva che ci fa ben sperare anche in ottica Europa League. Io intanto sono curioso di vedere adesso Roma-Inter, chissà. Che Roma vedremo, che Inter vedremo, che cosa esce fuori, se avremo conferme. Io onestamente mi aspetto una Roma
quantomeno combattiva, perché quello che ha costruito in queste tre gare non può essere magari un bagaglio tecnico da conservare, perché sono tre gare che io onestamente non salverei dal punto di vista dell'organizzazione tecnica ed estetica, però possono rappresentare una grande iniezione di fiducia per un finale di campionato che magari sarà meno sofferto rispetto a quella stagione che abbiamo vissuto e che abbiamo raccontato fino a poche giornate fa. Io una cosina, visto che abbiamo parlato dei singoli e ne abbiamo citati un paio in termini di polemica, stavolta in termini di grandissimi complimenti nei confronti di questo ragazzo e nei confronti di chi lo ha preso, anche se non è più il direttore sportivo della Roma, ma Ibañez è la... Forse la miglior sorpresa di questa seconda parte, di questa parte finale di stagione, perché anche ieri dimostra in prospettiva di poter essere un signor difensore. Meno male. Un signor difensore, e forse, anche se è troppo presto per dirlo, l'unico caso di ragazzo acquistato da Bergamo che sta facendo veramente bene, o meglio, rispetto all'esperienza atalantina. Giocatore cattivo, giocatore dotato dal punto di vista fisico, giocatore concentrato, cattivo, anche diciamo di discreti piedi. Quando va a impostare non è proprio malvaggio. Speriamo che esca bene. Si sta prendendo anche delle responsabilità, perché quando giochi nei tre dietro e fai il centrale sei tu la guida difensiva, quindi devi guidare un reparto. Non è facile a quell'età e con poca esperienza alle spalle, perché Bagnez a Bergamo non ha praticamente mai giocato, quindi sta giocando di fatto le sue prime partite in Serie A e se la sta cavando molto bene, sta dimostrando veramente buona personalità e siamo molto contenti. Questo sempre per ricordare che anche il mercato del gennaio serve a qualcosa, ogni riferimento, ma si è fatto bene, certo che serve, ragazzi. Persone o ex direttori sportivi, ma è sicuramente casuale. Quando ti dicono il contrario è perché non possono farlo, e per giustificare questa cosa ti dicono che non serve o che non ce n'è bisogno, ma qualsiasi DDS, se tu gli dici puoi comprare, va a comprare, è il loro lavoro, ma ti pare che non so, contenti di prendere qualche bravo giocatore? Hanno un ruolo scomodo, perché poi non è che gestiscono il portafoglio di una società che non sempre può fare degli scambi, e spesso e volentieri in questa modernità si trovano anche ad interfacciarsi con tifosi più o meno stufi, perché poi magari anni fa capitava pure che il DS non sapevi neanche né chi era, oppure sapevi chi era, ma non è che veniva a parlare o a giustificarsi a fronte di delle strategie societarie. Oggi si devono giustificare, fanno le conferenze, vengono intervistati di continuo, fermati al bar, al bagno, al ristorante, e che te devono di? E quindi ti dicono no, non serve tanto, è chiaro che siano tutte parole buttate al vento. Infatti non capisco perché continuo ad intervistare la gente che tanto dice le cose tanto per dirle. Però vabbè, insomma, ecco. Un altro ordine dei problemi che poi ci ritroveremo ad affrontare sempre più avanti. C'è Morgan, speriamo che al prossimo gli dica non rompe le palle e se ne vada a fare il lavoro suo. No, poi altre note positive, sicuramente il pareggio del Napoli. Note positive? Parlavo di calciatori. No, devo dire che in questo modulo, modulo con la difesa 3, gli esterni della Roma si trovano molto meglio. Ormai tanti indizi costituiscono una prova. Sì. Perché ovviamente i giocatori che hanno dei limiti in fase difensiva, ma che sanno dare il meglio in fase offensiva, avendo il rispettivo centrale che li copre alle spalle e potendo sfruttare tutta la fascia, se la cavano meglio, hanno anche più libertà e hanno meno tensione in campo, hanno meno pressione, perché se fai un errore hai comunque qualcuno che ti copre alle spalle. Bruno Perez ieri fa un piccolo errore nell'azione che porta al gol del Verona, ma comunque tutto sommato non fa danni, fa anche quella bella azione personale che porta Dzeko al tiro. Mi è piaciuto molto anche ieri Spinazzola, che fa l'assist per il gol del 2-0 e fa un'altra bella sgroppata nel secondo tempo. Sta giocando meglio Spinazzola, molto meglio da quando la Roma ha cambiato modulo, perché parliamo di Perez e Spinazzola, due giocatori abituati a dare il meglio proprio in questo tipo di schieramento. Perez ai tempi del Torino e Spinazzola ai tempi dell'Atalanta, quindi se si rispettano anche le caratteristiche dei giocatori, si possono mettere in condizione gli stessi di rendere al meglio. La certezza assoluta di questa squadra da quando è ricominciata la stagione, e se ne parla anche poco di questo giocatore, è assolutamente Jordan Veretout, che è il giocatore dal punto di vista atletico che sta meglio, cioè è quello che da quando è ricominciata la stagione non ha mai avuto un calo dal punto di vista fisico, sta benissimo, si è ripresentato al top ed è un giocatore completo, un centrocampista fondamentale per questa squadra. E poi aggiungo un'altra nota di merito per un giocatore che io ho sempre adorato e continuo ad adorare, che è Henrikh Mkhitaryan, che ieri magari è stato meno, diciamo si è visto meno perché magari non ha segnato. Però ogni giocata è in pericolo. Tanto lavoro di copertura, è un ragazzo molto umile che si mette a disposizione dei compagni, va a rincorrere gli avversari, interventi in scivolata, tanta fase difensiva, e poi davanti c'è sempre il tocco. L'azione in cui lui fa praticamente gomito a gomito con Faraoni, si defila, sembrava un'azione persa, invece lui
in un millesimo di secondo scarica questo sinistro potentissimo e prende il palo. Quella è una grande giocata, sì, sì. Perché sembrava un'azione persa, invece lui in un millesimo di secondo riesce a sorprendere anche l'avversario, no? Scagliando stamina col sinistro e prende il palo. Secondo tempo Lazovic gli nega un gol sulla linea, giocatore... lei ha detto un po' pedalino, sì, dai, perché c'è Lazovic, sì, lancia, sì, di sinistra nella porta, giocatore straprotagonista in tutte e due le fasi, finalmente sta bene quando non ha problemi muscolari. Questo è un grande giocatore, e lo fa vedere anche in queste partite in cui magari non prende il 7 e mezzo, l'8, però si vede quanto è utile per questa squadra. Mkhitaryan è un campione. No, verissimo, assolutamente sì. Infatti per fortuna Roma questo l'ha blindato e siamo a 1, che mi sembra un buon tassello per iniziare l'anno prossimo. E poi per gli altri vediamo tutto quanto. E sì. Gli altri poi si vedranno. Si vede con calma. Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Caro Paolo, ben trovato. Buongiorno. Paolo. Buongiorno. Come va innanzitutto? Tutto bene. Dopo tutto sto 2-1 previsto, oh, direi che bene. Bello, no? Preso questo 2-1. Vantiamoci subito, sì, dai, va un cazzo. Mi vanto, è giusto, il momento del vantarsi. 19:30, Bologna-Napoli. 1-1. Vinciamo, sì, 2-1. Sì. Ecco. Poi dite che non diamo risultati che qui. Paolo, eh? Ragazzi, manca, infatti, guarda, Alessio. Ne stavamo parlando proprio prima. Ci stavamo chiedendo: questa vincita è inferiore o superiore alla stecca che prenderai per la cessione di Paolo Lopez? Ma insomma, beh, no, è superiore. Ah, superiore. Però, prendo una minima parte. Mi fanno caffè e cornetto gratis. Cioè, tu stai lanciando colazione la gratis per un paio di settimane. Io ho detto sì. Vergognando Paolo Lopez per una cifra bassissima. Esattamente, la colazione, ah, dai. Vabbè. Ragazzi, è così che se campa. Buonasera, Paolo Stecchetti. Con poco se vive, con niente se muore. Un po' de romano, scusa. Paolo. No, vero, vai, così trascrivere. Il zio, fammelo sentire. Buonasera. Paolo, buonasera. Hai vinto scommessa, sì, illegali. Hai giocato, no. Hai giocato in maniera illegale. So, no, che tu vieni dall'amica mia a giocare illegalmente. Bravo. Quanta gente scatti, brava. A poco. Brava, Paola Stecchetti, grandissima. Giocatrice di Pichetto, bravo. Sì. Bravissimi. Pichetto, grazie. Tutto bene, però. Grandi. Chi è che parla delle altre parti di Vetra? Vetra? Delle altre parti di Vetra, che prendi? Senti voci, non la capisco che cosa. Lei è in diretta, Zanzi. Buoni seri, ti presentare. Sì. Buona una sera. Faccia straordinaria. Voglio presentare, che è contrario di presentare, voglio presentare Juan Jesus che va a casa, via. Stava in tribuna ieri, eh? Ieri, perfetto. È posto su, tribuna, bravi. Un bel esubero. No, Paolo, ci racconti l'espressione che fa il nostro Zanzi? Non lo so, è meraviglioso. La descrivi? Ride tantissimo. Meno male. Ride fortissimamente. Intanto, però, possiamo dire: noi qua chiacchieriamo, ridiamo i primi due ingombri, ce li siamo levati dalle palle. Cioè, nel senso, dal di turno. Ovvero? Intanto. Il primo mi confermi con Alonso. Aspetta, lascia perdere con Alonso. Ragazzi, fermi un attimino perché dico non ci frega il giusto in questo momento. Se Roma e Nike risolvono l'accordo di partnership. Ho sbagliato tutte le consonanti, però vabbè, insomma, era questo. È ufficiale sul Twitter dell'S Roma. Ma no, mo torna la K. Lo riportiamo. No, vabbè, già si sapeva. Era nell'Under Armour. Ho capito, ma la K faceva magliette belle negli anni 40. Si parlava dell'Under Armour qualche giorno fa. Ora non so appunto che stessero per risolvere le cose. Leggo. Il club aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale che coinvolgerà al termine, al concludersi della stagione 2019-2020. La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer della S Roma. Per la stagione 2020-2021 Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale la Nike continuerà a fornire in esclusiva alla società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della prima squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili. Ok, qua ridotta col nostro. Sì, perché ci dovrebbe essere la maglia ghiacciolo, no? Sì. A questo punto, se potessimo evitassela. Non ti piace, Vale? Okay. Però non è mi male. Piace per niente. Non è se male. Potessimo evitarla. Cosa volevi dire? Non è italiano. No, era romano, infatti. Però se potessimo evitarla, no. Non è brutta. A me non piace solo il colletto. Mi piace il colletto quello, bello, senza il girocollo. Il colletto, sicuro a me piace il colletto. Quindi no, scusatemi, fino diciamo il contratto si chiude nel 2020. Però nel 2020-21 oramai già le hanno fatte le maglie. Le hanno fatte. Quindi fino al
dal 2021 fondamentalmente avremo ancora materiale Nike. Tornerà la K, tornerà la Diadora. No, cioè, in pratica dobbiamo smaltire il reso, capito? Cioè, il, cioè, tipo, sembrava, esatto, troppo bello, un po' di maglie belle. A un certo punto si parlava. Solo le maglie sono state belle negli ultimi anni. Sì, si parlava, adesso non ricordo in che anno. Si parlava di, oddio, qual era quel marchio lì? Adesso mi scusa pure il nome. Quale? Pubblicità, sì, di quando parli? Scusami. Sto parlando di metà anni 2000. Si parlava di un accordo che poi non si fece più. Che non si è fatto. Però con un marchio che faceva le magliette tipo del Messina in quella Leggea. La Leggea. Leggea, bravo. La Leggea, sì, ragazzi, sì, la Leggea. Se piamo la Leggea, io me ne vado. Lascio tutto. Ma tu vai, smetti. La Leggea, che tra l'altro è lo sponsor delle squadre di città. Anche tutte le i piccoli club di città hanno la Leggea. Sì, se devi fare il torneo. O la Macron. E no, infatti a Lazio. La lascia la stare. C'ha la Macron, infatti. Esatto. È una piccola squadra di città. Auro, pronto, sono Gianfranco. C'ho l'amico mio che mi ha detto che Friedkin porta l'Adidas, ecco, 15 anni di contratto con l'Adidas, e porta pure Benzema. Ma ha detto l'amico mio che abita al quartiscione. Ha preso casa a Roma Benzema, ti ricordi? Alessia, ringraziamo questa nota audio del Alessia. Che cosa? Sponsor tecnico dell'anno 82-83. Quiz. Attenzione. Sponsor tecnico 82-83. Sponsor tecnico. Ci sponsor provo. Io per la seconda metà della stagione dico Patrick. K. Patrick. Brava, madonna, che rocchetti, ragazzi. Patrick. Però scusate, posso integrare? Che rocchetti. Prima metà della stagione Patrick, seconda metà della stagione credo la K. Ma non sta a Lazio Patrick? No. No. Si scrive diverso, non è. Non è lui. E non mozzica. Ce n'è uno pure a Lipsia, però non è quello comunque. Non me lo ricordavo onestamente, no. Questo particolare non, vabbè, non ero nato, no, 83. Ora ci sarà il Toto, il Toto Maglie. Toto Maglie. Un altro quesito. Vabbè, comunque dicevamo, sì. Molto importante questa notizia, veramente non me l'aspettavo. Nemmeno io. Abbastanza particolare. Mi spiace molto. Però. Comunque dicevo, mi confermi che Nzonzi resta a Rennes un altro anno. Esattamente. Sì? Che il Rennes in Champions e quindi rimane Nzonzi rimane. Da ieri De Frel ufficialmente del Sassuolo. Bello, che Sassuolo si è salvato. Vabbè, tanto non c'erano molti dubbi, però insomma, si aspettava la matematica e quindi scatta, no? L'obbligo del Sassuolo. 9 milioni di euro. Ecco, quindi non male. Ecco, per un giocatore quest'anno ha fatto schifo. Allora, diciamo, non è proprio andato benissimo. Non è andato benissimo. Più due di bonus, meglio, di cui uno è garantito. Quindi dai, non è male. Va bene. Un saluto di Frela. A chi? Un saluto a Di Frela, i grandi portieri di AS Roma. Scusi. Grandi terzini destri. All'occorrenza anche magazzinieri, giardinieri di Trigogli. Di grandi, Frella. Grandi. Pasta de Frella è una pasta che mangiamo noi a Trigogli. Grandi. Pasta de Frella, benissimo. Comunque, io sono veramente spaventata. Vabbè. Con Paolo, certo. Con Alon, levate la mascherina. Anche Paolo, che cosa stai facendo? Che fai con Alon? Da solo dietro al vetro c'è la mascherina. Ma non è vero, non ce l'ho. Con Alon, anche lui rimane al Granada. Esattamente. Vabbè, già due piazzati. Vedi? Ok, perfetto. C'è da lavorare ancora. Comunque, però. Io soprattutto iniziare da quelli in tribuna ieri, da Jesus e Fazio. Vabbè, Fazio non stava bene, no? Sì, vabbè. Anche quando ha giocato. Infortunio diplomatico, mi stai dicendo? No, sto dicendo non stava bene, però inizierei da quei due, dico. Beh, Juan Jesus. Come superi Juan Jesus? Vabbè, è il primo forse. Però anche Fazio io. No. No. Dipende se qualcuno lo prende, Paolo. Fazio l'hai pagato 1.000 lire, quindi fondamentalmente è l'ultimo dei problemi che tu hai nel rivenderlo. Che hai rinnovato anche questo. Tu devi pensare ai titolari. Sì, lasciamo perdere i rinnovi di quest'anno, per favore, perché io mi sento male ogni volta che mi ricordate vengono le bolle. Ma mi dicono sono tutte cose finanziarie, quindi facciamo che ci pensano loro, sono più bravi di noi, per carità, non li metto in discussione. Detto questo, è chiaramente un giocatore su cui non punterai la prossima stagione. Può essere un ricambio, non lo so, se mette con un po' di equilibrio, non è però il tuo problema finanziario principale. Perché no, hai pagato veramente 1.000 lire e lo rivenderesti a 500 lire. Cioè sappiamo senso, però che la lista degli esuberi è lunga. Ora, visto che c'è un Ibañez in più, e faccio i complimenti questa volta per l'acquisto di Ibañez. Sì, gennaio sfondava. No, non è che lo sfondavo, però ragazzi, io sapevo che questo giocatore era praticamente stato preso dai San José Earthquakes
poi è subentrato il Bologna con Sabatini e poi è arrivata la Roma. Okay? Dopo 20 minuti fatti con lo Shakhtar Donetsk, mi sembrava un rischio pagarlo all'incirca 10 milioni, però sta facendo bene. Adesso neanche adesso non è Samuel, ragazzi, esatto, ho letto The Wall e cose del genere. Calma, sta facendo bene. Vediamo, aveva fatto bene anche Cetin, poi Cetin si è perso un po' così e potrebbe essere ceduto proprio al Verona. Potrebbe essere ceduto al Verona, esattamente, in prestito con diritto di riscatto oppure prestito con obbligo di riscatto. A me non hanno detto niente, cioè, non mi hanno detto niente. Cioè, io sto qua, faccio allenatore, però voglio essere informato che se c'è prendono un giocatore nuovo, cioè non mi dicono niente. Ma a me non hanno ancora preso, cioè, no, non so, questo dice, questo nano qua davanti per dice, ogni cosa, mister, dice che ha preso Cetin, ma sta malissimo. Nessuno mi ha detto che ha preso, potrebbe prendere Cetin. Ragazzi, Cetin con la delicatezza sanitaria di Juric diventa un criminale in campo. Guarda, io l'ho detto, se devo dare Cetin a qualcuno, Juric, lo do al Verona. Questi me lo fanno diventare in un killer, anno un grande giocatore. Sì, Montero. E l'anno prossimo ci ritroviamo. Montero esce fuori. Ma magari, Montero sì, è stato un campione. Ma magari, ecco, io, così fra un anno però, ci ritroviamo. Aspetta, Montero, se stava in qualsiasi campione, altra squadra, non giocava mai. Non giocava mai. Forse secondo me non se lo ricorda Paolo Montero. Vabbè, ma campione addirittura. Montero è stato un campione. C'è il record di espulsione in Serie A con la Juve, ragazzi, dai, sono giocatore straordinario, cioè, Paolo Montero. Un killer. Faceva paura. Adesso lo sai cosa fa Montero? Non lo so, colleziona ginocchia. Il tramezzinaro farà. È l'allenatore della San Benedettese. Ah, vedi? Sì, l'avevamo detto. E ha rinnovato il contratto anche per l'anno prossimo. L'avevamo detto, come no? Non mi stava. E oltre colleziona le ginocchia che ha staccato la gente. Montero. Guarda, non ti stava simpatico. Di farfalle di ginocchia. Non ti stava simpatico perché stava la Juve. Che poi un giocatore così quando ce l'hai stava la simpatico squadra, anche se stava al Barcellona. Cioè, era uno che non stava simpatico. No, oggettivamente antipatico. Poi è il classico giocatore che se ce l'hai dalla tua parte. Antipatico. Però se ce l'ha dalla tua parte lo ami. Fumè, certo, però quello che dice Paolo Ale è pure vero. Uno che riesce a maturare il record di espulsioni con la maglia della Juve vuol dire che altrove gioca una partita 16, no? Ecco, quindi io ricordo una volta, mi sembra fosse un Perugia Juventus, cioè, a un certo punto lui si fermò. No, fu una scena orrenda perché poi lui diede un po' di stomaco, diciamo, durante la partita. Erano fenomeni che ogni tanto accadevano poi a quella Juventus. Sì, vabbè, niente. Okay. Attenzione, la Gattoni la spara così nel mucchio, così, hai capito? La butto lì. Ragazzi, vogliamo parlare di Farhad El Bakkar? Sì, parliamo, prego. Attenzione, ragazzi. Farhad. Interesse per un club italiano, ma non posso fare nomi, così aveva detto. Offerta dei giallorossi, non è vero. Quindi, quindi nulla. Quindi, ha smentito anche Pallotta, non ho parlato con lui. Ricordiamo chi è questo signore. È un signore del Kuwait. Si è parlato, un uomo d'affari dovrebbe essere del Kuwait. Fa del Bakkar. Se ne è Kuwait parlato o Kuwait? Non capisco. Quindi fa il benzinaio questi signori? No, fa il benzinaio di Kuwait. Io faccio sempre i benzine. Quando passa, quando prendi mia macchina, ragazzi, prendi macchina, vai su grandi raccorda anulario, c'è il benzinaio. Ha preso una vocale finale, Zanzi. Credo sia un imprenditore, un uomo d'affari. Ma non è benzinaria, no, vabbè. Non è benzinaria. Poi. Pazienzi, scusati per ora. Ma lei fa anche i punti? Faccio i punti, sì. Ho vinto anche un. Ho vinto anche un cuscina. Portati a casa. Che ci faccio con cuscina? Non lo so, va bene. Dorme lei. Presentiamo Federico Fazia. Ma come? Ma sta sempre a presentare. No, presentaci Fazia, che magari rende meglio. Fazia è arrivato. Lui ama presentare. Lui va qui a Roma a presentare. Presentava grandi giocatori di 10 Roma. Anche grandi gnocche presentava, però. Alla mondanità romana. Lui se le presentava da solo. Che insomma, no? Amava frequentare. Comunque ti voglio dare questa statistica, sì. Da quando è ripresa la stagione, 64 minuti totali giocati da Under, sì. 19 con la Sampdoria e 45 con l'Udinese e 122 per Kluivert, 57 anche col lui. Milan e 65 col Napoli. Bene, beh, no? Nel progetto Roma ormai, no? Under e Kluivert, mentre sono... Riccardo mi diceva che loro, no? Sono pienamente nel progetto Roma. Ma l'altro giorno chi è che lo diceva? Tu. Io? Sì. Io quando io ho detto sono fuori dal progetto Roma, hai detto io contestavo la tua durezza. No, come non è vero? Per dugare sbagliate, ma pure Kluivert è fuori sbagliate. Dal progetto. Non hanno mai giocato. Scusate, quando il programma, giocano la conferenza stampa oggi alle 14 per presentare sia Under che Kluivert. Ah, che bello, li ripresentiamo. Allora, li scusate, però scusatemi un attimo. Sì. Qua stiamo mettendo sullo stesso piano Under, che onestamente nell'arco della stagione non ha fatto nulla, e Kluivert, che almeno qualche gol a casa se l'è portato. Sì, a novembre, poi, fatto poi è finita. Vabbè, ho capito, ragazzi, ma se dobbiamo cacciare tutti. No,
a dire la verità, dovremmo cacciare a metà squadra, se non a dire la verità. Io direi da quando si è ripreso il campionato, non sono stati due giocatori molto presenti, no? Prima del lockdown, Kluivert era titolare, tant'è che ha fatto gol sia in Belgio col Ghent alla penultima, sia al Cagliari alla Sardegna Arena all'ultima, quindi era un titolare della squadra. Poi da quando è ripresa la stagione, effettivamente, beh, perché anche Kluivert è stata fatta una scelta, no? Lo sappiamo benissimo che sono due giocatori sul mercato e potrebbero essere ceduti. Il problema forse in questo momento, a mio avviso, è anche giusto che la Roma non li faccia giocare, perché ogni volta che giocano si deprezzano di qualche milione, magari, no? E rischiano di infortunarsi pure. Vabbè. Comunque, ieri ha parlato ad un sito cieco Pavel Pasca, il simpaticissimo simpaticissimo tra l'altro di Patrick Schick, e ha detto, raiola della Repubblica Ceca. Esatto, e ha detto, ma è grasso come raiola? Sì. Uguale proprio? Beh, no, proprio uguale no, è un po' più anziano. Va bene, però ha detto se Rangnick, è uno che gli piace fare pranzi, cene e colazioni. Magna, insomma, magna. Vabbè, vabbè, come che si mangia in Repubblica Ceca, tra l'altro? Piatto tipico? Non credo carne, goulash, lo stinco di maiale. Mi dicono schnitzel, secondo me lo stinco. Io mi tengo la cucina romana, così per non sapere né leggere né scrivere. Comunque ha detto, se Rangnick dovesse andare al Milan, puntini puntini, insomma, c'è stata l'apertura di Pasca verso il Milan. Ma quando scrivono puntini puntini, veramente il protagonista dell'intervista dice puntini puntini nell'intervista? Sì, nel virgolettato fa adesso puntini. Cioè, per esempio, puntini. Facciamo un esempio, Alessio, dammi una risposta alla puntini puntini. Per esempio in cieco, no? Vai. Che cosa mangerai domani a pranzo? Questo adesso, questo lo vedremo. Alla mia privacy, puntini puntini di sospensione, così è. Scusa, in cieco come si dice puntini puntini? Mirko? Attenzione, Mirko, Mirko, che ama molto la l'ex Jugoslavia. No, lui li odia, tra l'altro, lo possiamo dire tranquillamente. Vabbè, perché sono rivali con ma Mirko non prova odio. Vabbè, una volta la stessa cosa. Dice che sono cugini. Mirko prova solo odio. Il problema è quello. Fa tutto solo, non sta di una parola. C'è che scusa, c'è che Slovacchia, una volta erano la stessa cosa. Si odiano adesso? Ma no, anzi, si vogliono bene, mi dicono amore. OTS. Cosa? OTS. Ma che è una canzone? Ma non è vero, dai, questo è Bergamasco, non è vero. Successo della siamo di nuovo, no. Scusate, ma cos'è? D-O-T-S. D-O-T-S cosa vuol dire? Che puntini? Io non ho capito. Vorrebbe dire puntini. Questo vuol dire di sospensione. Posso dire? No, scusate, non voglio essere volgare, sembra l'apice di un come dire, di nulla, di un rapporto, diciamo. Ma scusa, sei malato. Riascoltiamolo. D-O-T-S. Ah, vedi, c'è proprio l'estensione. Ma chi frequenti? A parte chi frequenti, esatto, cioè, perché pure, ma che frequenti? Che finto. Sentiamo come si dice Patrick Schick in cieco. Sentiamo come la fiducia, incredibile, grazie. Ma era in bagno quando ha detto sta cosa? No, fiducia. Ma perché devono stare tutti al bagno, Navita? Perché Alessio sta sempre al bagno, quindi automaticamente un fiducia un po' sofferto. Comunque, due notizie. Aiuto. Salviamo. Io veramente. Pensa che il Milan ha riscattato Kjaer. Ah beh. Qual è la cosa straordinaria? Sta giocando bene. A parte che sta giocando anche bene, ma dopo mille anni non abbiamo ancora capito se si dice Kjaer. Kjaer. Certamente era Kjaer. Kjaer. Qualcuno diceva Heinz, che era la quarta pronuncia. Esatto. No, Gianni Cerquiti lo chiamava Kjaer. Kjaer lo chiamava. Sembrava un balsamo, il balsamo Kjaer. Esatto. Poi c'è una indiscrezione clamorosa, perché la squadra protagonista del mercato in questo momento è una sola. Qual è? Ragazzi, il Benevento. Già sono pronto agli insulti degli amici del Benevento. Sì, fatti piano, perché poi ieri si parlava anche di Schürrle, il tedesco, ricordiamo, autore dell'assist per Mario Götze nella finale Germania-Argentina, che diede il mondiale alla Germania. Andre Schürrle farebbe troppo ridere, però per carità, contento per è stato loro. In Russia quest'anno allo Spartak Mosca, tornerà al Borussia Dortmund per fine prestito, potrebbe andare Schürrle al Benevento. E Loic Remy. Remy, Schürrle, Gervinho e Kamil Glik. Dolce Remy. Ma senti, meraviglia. Questi che squadra che stanno facendo? Pazzesca. No, vabbè, clamoroso. Pensate. Ma questi la squadra come piace a te. Atalanta del futuro. Di vecchie glorie, no? Sì, peccato che hanno Pippo Inzaghi, che in Serie A non ne azzecca una. Non ti piace Pippo Inzaghi? Non gli dai fiducia? Parlando di massacrato il campionato di Serie B. Allenatore che ha fatto bene in Serie B, in Serie A un po' meno fino a questo momento. È vero. Magari adesso avrà acquisito esperienza, sarà più maturo. È vero. Al momento ha due esperienze fallimentari. Al Anche Milan se nel e al Milan Bologna. Era difficile fare bene, no? Che allenatore vi aspettate l'anno prossimo?
allenatori? Sì, cambi tipo interessanti. Allora, beh, Juve Sarri, che no, dici che cambiano? Non cambia nessuno. Sulla panchina del Milan, sicuramente. Juve non cambia. Delle big non cambia nessuna, forse sì, solo il Milan. Se la Juve non vince la Champions, secondo te non cambia nulla? No, quest'anno ha fatto schifo. Vince occhio, il campionato, rimane. Occhio. Io fossi Ragnelli, mi libererei Sarri prima possibile. Ma io pure. Prendi. Occhio, occhio. Ma non so, ma leve, dai. La storia di Guardiola, no? Perché tanto rimane e fa la Champions, visto che non è successo nulla al City, tutto a posto. La multina da 10 milioni e contenti così. E se prendesse Spiazze la Juventus? No. Ma che nome, no. No, 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 secondo me. Vabbè. Boh. Allegri dove va? A Paris Saint-Germain? Si parlava addirittura di Inter qualche giorno fa sui quotidiani, che era sabato, fa tutta la sera. Però mi sembra mandi via Conte. No, perché ti costa, esatto, ti costa un'enormità. Hai ancora Spalletti, e poi paghi Allegri che costa anche lui un'enormità. Ma infatti mi sembra un po' avventata, esatto. No, sarebbe una follia, dai. Cioè, beneficenza Inter. Ma dove va Conte? Scusate, Conte ha iniziato un progetto lì, lo porterà a termine. Ma mica perché se ne va lui, se ne parlavano con Verdire che l'Inter vuole cambiare, però mi sembra veramente gravoso troppo con Spalletti ancora lì. Investi su Conte, fai un progetto su Conte e dopo un anno mandi. No, sicuramente sarebbe un fallimento il terzo o quarto posto, ma appena altro anno almeno Conte è la grande prospettiva, dai. Allegri lo vedrei al Paris Saint-Germain, anche al Real, però c'è Zidane che ha rivinto, quindi andrà a parlare di ippica a Parigi stavolta Allegri. Vabbè, prova a vincere la Champions, no? E se Zidane andasse alla Juventus? Sai, lì se ne parla da un po'. Sì, se ne parla da un po', però è tornato. Sarebbe molto più fascinosa come opzione. Da poco al Real ha ricominciato e subito doveva vincere il campionato, quindi non lo so, sono mezzi danni rimane. Beh, se n'era andato perché ha concluso il suo percorso, è tornato a dare una mano perché stava succedendo un po' un macello, potrebbe anche riandarsene. Beh, in effetti diciamo che non dovrebbero cambiare poi così tante panchine, a parte quella del Milan dovrebbe arrivare questo Rangnick al posto di Pioli. Vediamo. Anche se il resto, ecco, Sassuolo, Verona, Milan Bologna continua a vincere, comunque sia, le sta vincendo, sta facendo bene. Mandi via Pioli adesso. Per magari Pioli, calciatore. Pioli. No, Pioli non è un grande allenatore. Hanno preso per traghettare Pioli, però è abbastanza evidente sin dall'inizio. Pioli. Non lo so. Vabbè, c'è molta confusione. Cioè, lì decide Gazzidis. Sì, certo. Gazzidis ha deciso di prendere fuori, Rangnick. Rangnick. L'uomo Rangnick, è proprio loro. Shurle, 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 tutto l'anno. La monica mi da sti dallo turno. Dai. Andiamo bene qua. Scusate, io comunque mi piace un anno sabbatico perché mi devo disintossicare da tutto questo. Sì, assolutamente. Da tutto quello che si sta mangiando, anzi, Fabio. Forse me ne prendo pure 10 anni sabbatici, certo, per superare sto shock di questa stagione. 10 mi sembrano adatte, interminabile. Scioccato Liverani. Non c'era più a sta coppa Briccione e Babacar. Vabbè. Ieri brutta sconfitta. Ieri male. Brutta. Però, se diciamo il Genoa non vince oggi a Torino, è ancora tutto molto aperto. Vediamo che c'è Genoa lì, c'è tra poche giornate. Sì, è vero. Là sotto è veramente ancora tutto molto ancora qualche speranza c'è. Andiamo a superclassificare. La superclassifica post di oggi è dedicata a Joe Hart, che è disoccupato. Hai capito? Gli mandiamo ci sarà un motivo, forse più di uno. Forse più di uno. Popolo! Da quando gli ha fatto il cucchiaio Ma super classifica OTS. Prenderesti come terzo al posto di Fusato? Beh, Fusato ha un futuro splendente davanti a sé, quindi no, mi tengo Fusato. No, vabbè, Fusato andrà in prestito. Come lo chiamerebbe Zanzi Fusato? I sprezzi di risifragrari. Come? Scusate, stiamo parlando di mia dialetti americana. Ho detto Daniele Fusara, uno dei grandi portieri americani che abbiamo presi da Los Angeles Galaxy. E stiamo per presentare Joe Arce, grandissimo portiere. Detto bene, però. Grandissimo portiere capoverdiani che arriva proprio dal club di Real Saragozza. Vabbè, idee poco chiare per il nostro Italo Zanzi. La domanda di oggi è: siete soddisfatti di questa reazione? Vi convince questa reazione romanista? Commenti seri, caro Bonocore. Walter Vergati, a cui è intitolata la seconda università di Roma, risponde: anche questa è una cosa ricorrente della sciagurata era americana, quando ormai tutto è compromesso. Ci sono più obiettivi, iniziano a vincere delle partite. Vabbè. Era una E quella, ma vabbè, certo, digitato insomma, male. Pur essendo un uomo di cattedra, non ha messo la E, bensì la V. Max Animal Drums, che tradotto significa, Paolo? Non saprei, non conosco questa lingua, no. Animal Drums. Non lo so.
Vabbè, Alessio lo sa, Alessio, è vero? Beh, i famosi, no? I famosi pinguini tattici nucleari. Ma no, ma che cosa? Animale, batterie, perché drum, batteria. Vabbè. Quindi vabbè, vorrei vederli con squadre di valore, ma con quelle di valore perdono. Mi hanno tolto ogni entusiasmo. Spero in un immediato cambio di società. Bene. Mirko Cappucci, buongiorno ragazzi, prestazione scialba, meno male i tre punti. Alessandro Dionisi, buongiorno a tutti, contento perché la qualificazione in Europa League la stiamo raggiungendo, ma certo di brillante c'è veramente poco, sia nel gioco che nell'umore dei giocatori. Domanda: ma un Der che partirà deve inevitabilmente non fare più nulla? Che bella vita, stipendiato a guardare le partite, professionalità zero. Duro attacco. Lui comunque c'è, se non la fa giocare. A disposizione. È una scelta tecnica di Fonseca. Questi questa, sono, no? Sono turchi questi. Non è Funder che si rifiuta di giocare. No. E i turchi. E i commenti rabbiosi, caro Bonocore. Partiamo con il commento di Mapu Solo Roma, che risponde: la fine di questo campionato è ridicola, quasi tutte le squadre, per lo più senza alcuna motivazione, camminano invece di correre in un silenzio irreale. In questo quadro artefatto, salutiamo Bobbo, grande professionista, ciao, la Roma Bobbo, dimostra di non avere ancora un gioco e di avere molti interpreti inadeguati. Di buono c'è solo i tre punti e i 10 punti di distacco dal Sassuolo, purtroppo è poco per vantare qualche speranza per la fase finale dell'Europa League. Insomma, un dramma questo commento di Mapu. Però abbiamo vinto 3 partite, dai, meglio che perderle. Bravo, bravo sia, Paolo. No? Vedi l'ottimismo, sì, del nostro Paolino. Fabio Ugolini: sì, ma mi aspetto da anni una continuità che puntualmente poi non arriva. Ieri abbiamo vinto ed è andata bene, ma domenica chissà, si chiede Fabio. Vabbè, moriamoci a domenica. Speriamo di vincere anche domenica. Attenzione, perché c'è il commento di Giorgio, grazie, Roma, Paolo, molto, molto rabbioso. Mm-hmm. La fuffa, vittorie insussistenti dovute solo a demeriti degli avversari. E nelle ultime due gare anche per errori arbitrali, con un rigore netto negato al Parma e totalmente inventato ieri ai danni del Verona. Comunicazione che cammina di pari passo con le ambizioni di una società stomachevole. Insomma, Giorgio Roma che fa il commento classico del laziale, quindi complimenti. Marvin Battisti chiude dicendo: ma che c'ha da ride Juan Jesus in tribù? Una con Fazio, 2 bidoni dell'acqua minerale, beh, che si sono mai visti. Post scritto: ma Marrocchetti, sì, perché se la prende con Paolo Lopez? Forse per la sua altezza? Chiede, no, chiede Marvin. Ma io non me la prendo con Paolo Lopez. Lo odi, dai, è abbastanza evidente. La verità, dai. Ho detto, dai, che mi priverei tranquillamente di lui se arrivasse un'offerta importante. Va bene, chiudiamo con 3 commenti buon ironici. Il primo è di Roberto Erventresca, d'altro cognome molto originale. Ragazzi, ma quando arriva i nuovi proprietari sudamericani, voglio vedere il boss, il Chapo, Miguel Angel Feliz Gallardo, che alle riunioni prende a pizza in faccia Claudio Lotito, detto Bombolo in questo caso, come faceva il maresciallo Nico Giraldi. Sarebbe male, sarebbe la una proprietà sudamericana, sarebbe male che viene qua a prendere a pizza in faccia gli altri presidenti, molto bello. Pasqualino Di Luigi risponde: a me il rumore dei trespoli che si mucchiano uno sopra l'altro dopo una vittoria della Roma piace molto, forza Roma. E poi c'è il quesito finale di Francesco Ravello, che chiede: ma secondo voi Bruno Perez come mai sembra, con lui meglio non esagerare, un giocatore di calcio? Qualcuno gli ha fatto un trapianto di materia grigia, beh, dentro la testa, o è stato rapito dagli alieni? A me cosa sembra gli più è o successo? Meno il solito Bruno Perez, non mi sembra di aver visto nulla di più. Ma secondo me la notizia non è tanto, spero che... solo che la Roma non possa ripartire da Bruno Perez. Vabbè, il prossimo questo anno è un durissimo attacco, no, che perché da cui ci associamo. No, più che altro Bruno Perez, la sorpresa è rivederlo così dopo il famoso anno passato a non far nulla, perché poi per il resto ci sembra lo stesso Bruno Perez pre-Roma, assolutamente. Scusatemi, pre-Brasile, ma quindi, sì, insomma, sempre gli stessi limiti. Vabbè, comunque grazie a tutti per aver collaborato alla stesura della super classifica post.